Un itinerario che parte sopra Santa Caterina Valfurva e che si avventura nella splendida Valle dei Forni, ricca di testimonianze della Grande Guerra e che ci porterà alla scoperta di uno dei più grandi ghiacciai d'Italia, quello dei Forni. Inizia la nostra nuova gita all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Il punto di partenza del nostro itinerario di oggi è il rifugio Forni e siamo con Ciso, il gestore. Che rifugio è questo? Questo è un rifugio che ha alle spalle una storia molto importante, anche perché è nato metà 800, proprio quando c'è stata la scoperta delle Alpi, e quindi è sorto come punto d'appoggio per chi poi, soprattutto stranieri, si avventuravano sulle cime del gruppo Orter Cevedale. Questo rifugio poi in seguito, fine 800, primi del 900, con la prima guerra, è diventato un punto molto importante come base logistica per il primo soccorso anzitutto e per gli ufficiali che regolavano, comandavano le truppe che andavano qui a occupare le prime linee all'interno del gruppo Orter Cevedale. Poi la trasformazione che ha avuto questa zona è diventato di interesse soprattutto turistico. L'interesse proprio grosso è anche il ghiacciaio dei Forni, che è uno dei ghiacciai più grossi sull'arco alpino di tipo himalayano. Attualmente, come tutti i ghiacciai, hanno grossi problemi perché si sta ritirando, si sta abbassando e il clima purtroppo sta creando grossi problemi, però è comunque un ghiacciaio di grosso interesse dal punto di vista per gli studi che riguardano la glaciologia e poi anche come attrattiva, come bellezza da poter visitare. L'itinerario che vi proponiamo oggi quindi è il sentiero glaciologico alto. Come si sviluppa? Partendo dal rifugio dei Forni, passando per l'alpeggio Salettina, per poi salire sul primo osservatorio sopra la Malga Salettina, ci si porta poi sul secondo osservatorio in prossimità del ghiacciaio, si scende, si attraversa il primo ponte tibetano, si va al fronte del ghiacciaio, si ridiscende sul secondo ponte. Poi si va in direzione Branca, dopo il Branca si ridiscende al punto di partenza che è il rifugio dei Forni. Oggi la nostra direzione sono i ponti tibetani, sei pronto? Sì. Sei pronto a camminare 4-5 ore? Sì. Ok, allora andiamo, la giornata in miglioramento, allora pronto. E allora dal rifugio Forni ci dirigiamo subito verso la nostra prima tappa, la Malga Salettina, che già intravediamo alle mie spalle. Ciao Walter! Ciao. E vediamo in questo primo tratto di percorso che attraversiamo un bel bosco di pini cembri. E poco sopra la Malga incontriamo le prime fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Sono quelle a protezione del rifugio Forni. Buono, non scappare, non agitarti, stai fermo. Calmo, eh? Aia! Vedete, da questo punto la vista spazia su tutta la Valfurva alle mie spalle. A sinistra vediamo invece la Val Cedè, che è il gran zebru che svetta sopra.
mentre a destra la Valle dei Forni, verso la quale adesso ci dirigiamo. metri di altezza e qui troviamo la prima postazione di avvistamento con trincee e fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. E come vedete qua è ben concimato e come si suol dire, dai diamanti non nasce niente, ma dall'etame nascono i fior, ops, i funghi. Soldati attenti! Presentate armi! Stiamo entrando nella Valle dei Forni e qui troviamo un altro appostamento della Prima Guerra Mondiale. E troviamo addirittura dei soldati. Voi chi siete? Tenente Calvi. Soldato semplice crocerossino Giacomo Calvi. Pilota dell'aereo SRFC4 Calvi Margherita. Bravissimi, cosa ci fate qua? Avvisiamo gli ultimi austriaci rimasti, vediamo ancora se c'è qualcuno, prendiamo vecchi proiettili e li lanciamo. Bravissimi, complimenti per la fantasia. Attenti! Saluto militare! Avanti, marcia! 1, 2, 3, passo! Cerchiamo di tornare un po' seri adesso, proseguiamo il nostro itinerario sempre verso la Valle dei Forni, verso il ghiacciaio e alle mie spalle vedete anche il rifugio Branca che raggiungeremo. E qui stiamo arrivando verso il fondo della valle, vediamo gli effetti dei ghiacciai. Sì, questa è la valle glaciale, qua sopra vediamo il ghiacciaio sotto il Monte Vioz. Il ghiacciaio nell'85 arrivava alle rocce montonate che vediamo qua di fronte. Vediamo chiaramente sui bordi della valle, sui versanti, delle linee nette che indicano dove il ghiaccio lambiva i versanti. Vediamo però un torrente che è quello che arriva direttamente dalla lingua glaciale, quindi dallo scioglimento dei ghiacci. Vediamo soprattutto che in 30 anni la vegetazione sui bordi ha cominciato a rimpossessarsi dei versanti. 30 anni fa il ghiacciaio arrivava su queste rocce montonate e adesso è molto 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 più indietro. E allora adesso proseguiamo il nostro giro e scendiamo all'interno della valle. E sorpresa, sorpresa, qua troviamo addirittura delle mucche glaciali, direi le uniche d'Italia. Pensate che queste mucche non fanno il latte, ma da loro esce direttamente il gelato. Per questo si chiamano mucche glaciali, venite voi stessi a vedere.
In questo punto vediamo che le rocce hanno delle formazioni molto interessanti, hanno colori diversi e sono anche levigate. Di cosa si tratta? Ma qui vediamo un po' un sunto di tutto quello che è l'azione dei ghiacci, dell'acqua e anche, perché no, del vento. Vediamo che ci sono diverse zone con diversi minerali, sono rocce metamorfizzate dove i minerali si sono aggregati in bande e poi con l'azione delle pressioni durante l'orogenesi, la storia geologica di queste rocce, si sono anche piegate dando vita a queste forme, a questi colori. Poi la levigazione le ha rese visibili ulteriormente. Quindi rocce metamorfiche vuol dire che sono rocce diverse che si sono fuse insieme creando una nuova roccia. E qui vediamo anche una marmita dei giganti. Come si è formata? La marmita, che è questo buco, possiamo dire così, in modo profano, quando il ghiacciaio era qui sopra c'era evidentemente un crepaccio, l'acqua che scorre sempre sulla superficie in mezzo al ghiaccio precipitava nel crepaccio fino ad arrivare sul substrato, che era questo substrato roccioso, il detrito che l'acqua porta sempre con sé ha cominciato a lavorare, poi l'azione dell'acqua ha fatto sì che scavare come una mola, una fresa, ha creato questo buco che è rimasto come segno che qui c'era appunto un crepaccio e dell'acqua che precipitava. Siamo scesi sul fondovalle, abbiamo attraversato il primo ponte tibetano e seguendo la morena abbiamo raggiunto il fronte del ghiacciaio. È una vista davvero imponente. Sì, possiamo vedere benissimo il fronte del ghiacciaio con le due caverne da cui parte il torrente di fronte glaciale. Una delle due è crollata alla volta della grotta, è ben visibile. Possiamo vedere poi la morena di confluenza delle due lingue glaciali carica di detriti. Più lingue glaciali, questo è un sistema di ghiacciai sotto le varie cime, i vari cerchi, più lingue, un ghiacciaio di tipo himalayano. E possiamo anche vedere sul proprio il ghiacciaio, nei punti di massima pendenza, dove si raccolgono i detriti che crollano dalle morene laterali. Siamo arrivati fino a toccare davvero il fronte del ghiacciaio. Qua siamo sopra i detriti del crollo della prima volta che abbiamo visto prima. E qui bisogna stare attenti perché i sassi incombono. Sul ghiacciaio ci si può anche salire, ma bisogna essere attrezzati. Certamente bisogna avere un minimo di attrezzatura, l'imbragatura per potersi poi legare, quindi la corda, gli scarponi, i ramponi, la piccozza, il casco, la pila frontale. Questi sono, diciamo, indispensabili per poter affrontare un ghiacciaio e una salita di queste tipologie. E poi queste sono escursioni da organizzare con cognizione di causa. Certamente queste escursioni vanno pianificate, bisogna guardare bene il percorso da effettuare sulla carta, le percorrenze, bisogna guardare bene il meteo, poi chiaramente bisogna avere un buon allenamento, avere del cibo, dell'acqua da bere, quindi un minimo di pianificazione. Com'è questo ghiacciaio? Ma il ghiacciaio è molto bello, è chiaro, si è un po' ridotto negli anni e un po' per il calore e quindi si è sciolto come tutti i ghiacciai, diciamo, ormai in questo periodo c'è parecchio scioglimento. Però in questa zona ci sono molte escursioni che si possono fare. Ci sono tantissime montagne, dai 3007 ai 3002. E c'è una vasta scelta anche sulle difficoltà, diciamo, c'è il più facile, il più difficile, chi vuol fare la parete di ghiaccio, chi vuol fare l'escursione con i ramponi, insomma, c'è un po' di tutto.
Ora quindi scenderemo nuovamente a intercettare il sentiero principale, attraverseremo un altro ponte tibetano ed in breve raggiungeremo il rifugio Branca. Un ponte che è fatto di legno e ha le corde di lato. E le ha le corde di lato che possiamo attaccarci. Bellissimo. Qui al Rifugio Branca alpinisti famosi e alpinisti meno famosi. Esatto, qui siamo con il futuro del mondo, i giovani, bisogna veramente dedicare tantissimo ai giovani perché loro sono il nostro futuro, per cui riuscire a fargli apprezzare la montagna, queste bellezze, questa magia è veramente fondamentale ed essenziale. Ciao! Baciati dal sole siamo arrivati al Rifugio Branca, 2493 metri di altezza. Che rifugio è questo? È il rifugio Cesare Branca, di proprietà CAI Sezione di Milano, costruito nel 1934 da mio povero papà, e da allora siamo qua con la nostra famiglia, tre generazioni praticamente, ora con i miei nipoti. Il rifugio davanti al ghiacciaio, alla seracata, il ghiacciaio dei Forni, ghiacciaio diciamo himalayano nel gruppo delle Alpi, che purtroppo si sta ritirando. Qui c'era il confine austriaco, dall'altra parte, dal San Matteo al Cevedale, c'era l'Austria, qua l'Italia, e abbiamo proprio qua sopra il rifugio Branca le trincee, la prima linea italiana, mentre lassù c'è la prima linea austriaca. Stefano è giovanissimo, 19 anni, e di sicuro porterà avanti la tradizione di famiglia. Certamente a me piace questo lavoro, è già da qualche anno che comunque cerco di dare una mano a mandare avanti il rifugio. A me piace stare qua, sia perché è un ambiente in montagna che anche il lavoro. Quali sono gli itinerari che si possono fare da qua? Durante il periodo estivo, numerose sono le passeggiate che si possono fare per raggiungere il rifugio. Ci sono diversi sentieri. C'è il sentiero un po' più conosciuto, quello dei ponti tibetani che passa vicino al ghiacciaio, oppure per la gente che vuole camminare un pochino meno ci sono i sentieri anche un po' più facili come il glaciologico basso che passa al fondo valle, oppure anche fare i sentieri che passano sulle casermette, vicino alle casermette della Prima Guerra Mondiale, suggestivi anche per quelle famiglie che non sono mai state in montagna e vogliono scoprire un po' la montagna. Numerosi itinerari alpinistici che si possono fare per raggiungere le varie cime del gruppo Ortres Cevedale. Mentre questo numeroso gruppo del CAI sta facendo le prove generali perché domani mattina saliranno loro sul ghiacciaio, noi andiamo a chiudere il nostro giro ad anello di oggi. Prossima tappa, la Malga Forni. Sara! Ciao! Sara, ti abbiamo visto nei prati, cosa stavi facendo? Stavo raccogliendo qualche ortica per preparare la cena, una minestra di ortiche. Ah, che prelibatezza! Questa è la Malga Forni, sono 2200 metri, è gestita da mio nonno Ernesto Pedranzini. E dov'è adesso tuo nonno? È andato a mungere, sono tutti a mungere adesso. Quanti animali avete qua? Abbiamo un centinaio di vacche da latte, poi ci sono un po' di manze, un po' di vitelle, qualche maiale anche.
Quindi spero che non sia da solo tuo nonno. Quanti anni ha? Ne ha 87, circondato da tantissimi nipoti. Siamo 25 e siamo qui a turno. Facciamo un po' l'estate insieme a lui. E qui trasformate anche il latte. Che prodotti fate? Facciamo il bitto e il magro d'alpeggio e poi facciamo anche il burro. Come si sta qua in alpeggio? Ma se ti piace, benone. Abbiamo tutto, non ci manca niente. Abbiamo la corrente, abbiamo l'acqua calda. Però, certo, siamo un po' soli, però ci piace così. E anche il giro di oggi ci ha riservato tantissime sorprese. Abbiamo trovato i reperti della Prima Guerra Mondiale, abbiamo visto addirittura e calpestato addirittura un ghiacciaio e infine siamo tornati ancora in una malga a vedere il formaggio e il burro. Con tanti giovani. Adesso è arrivato il momento di chiudere il nostro giro ad anello, ritorneremo verso il rifugio Forni e noi ci vediamo per una delle nostre prossime gite. Arrivederci!